Più o meno ci si vede, Vediamo, no? mi alzo Comunque di 3 l'allora. Anche centimetri. io a volte lo faccio. Proviamo? Vai. 3, 2, 1. Quale sono io? Con questo ci suonate pure? Riposo. Vabbè, Ah, ma parla. Sapete che i piccioni che fanno sesso muoiono? Faccio perché? No, non lo so, però quello che mi sono fatto io ieri. Anche gli uomini quando fanno sesso poi muoiono. Mio nonno, essendo mio nonno, vuol dire che ha fatto sesso. Però adesso è morto da anni. Chi fa sesso poi muore. Ti stava sul cazzo mio nonno? Sono immortale. Perché? Ah, non chiavi, ma Certe volte vorrei stendermi su un materassino gonfiabile. lo so fare il materassino gonfiabile. quando non ho niente nel culo non so proprio cosa dire. Tieni. Io penso di aver visto. Comunque sedendo mi sono schiacciato le palle prima. C'era una volta un bellissimo coniglietto di nome Timmy. Timmy era molto triste perché voleva passare a Vodafone. Purtroppo sua madre Era una troia. Quindi si era fatta il proprietario della team. Piacere, mi chiamo Alessio e ho un negozio di. Ma all'improvviso Timmy, che sono io? decise di partire per un viaggio alla scoperta del Wind, per sì, ma ad cambiare un certo punto. operatore. Ma ad un certo punto. Timmy. Perse il cellulare. Ma ad un certo punto. Timmy. Che sono io? Decise. Incontro. No, che è E successo? c'hai il telefono pieno di foto di donnine, è normale. Cancellale. No, Come no? no. Come facciamo? Dobbiamo fare il video. Aspetta, aspetta. Gabri, dammi il telefono. Guarda questo, guarda. Ecco qua, tieni. Via. Vabbè, ricominciamo. Dai, veloce però che mi stavo divertendo. 3, 2, 3. Oh, 3, 2, Scusami, ho 2, 1. Questa è la storia di Alfredo. sbagliato. Che non sapeva stare al caldo. D'estate moriva con un solo abbraccio. Alfredo aveva un unico sogno nel cassetto. Essere abbracciato senza morire. Dal caldo. E così decise di farsi coraggio. Coraggio non era tanto d'accordo. Di caldo. E coraggio non era d'accordo di caldo. Frizzante. Lassativo. Pennarello. Mischiò questi ingredienti insieme e si sentì male. Dal caldo. È colpa del pennarello, non degli abbracci. Decise allora di far assaggiare il miscuglio al suo più caro amico, Fernando. Era proprio un pezzo di merda, un uomo veramente
di merda, una persona pessima, lo odiavano tutti quanti, era veramente uno stronzo, proprio uno di quegli stronzi, stronzi che, cioè, al primo impatto lo vedi subito che sono proprio persone non per bene, cioè dallo sguardo si capiva proprio, era veramente una merda umana, veramente una pessima persona. Uno di quelli che fa le frasi lunghe. Però Alfredo gli voleva bene lo stesso a Fernando, perché sapeva fare benissimo. I biscotti, gli abbracci. La comunità LGBTQ voleva che la parte bianca fosse nera. Quindi Fernando l'ha presa e l'ha messa nel... Allora, vorrei dire culo. Ma... La 1, la 2 o la 3? La 3. Anche la 2 aveva un bel culo comunque. E lui è fidanzato con la 1. La 1! Rossa? Benvenuti al Festival di Sanremo! Grazie! La prima canzone abbiamo Fernando! Io! Fernando! Mi ha fatto proprio ridere dentro. Se fosse una camera dietro sarei eliminato. La camera dentro. Dentro. Si chiama coloscopia comunque. La conosci? L'hai fatta? 3 volte a settimana. Posso dire, da dietro c'è un bel colon? Era tuo amico? Indovino? No, colon non combina guai. Puoi smetterla di cantare? E questo era il terzo brano! Molto piacere, Bruno. Bravo. Lo sai quanto è lungo il Mississippi? Dipende da come lo misuri. Alfredo Sì? arrivò Beato lui. E il lavoro come, Male, come male, malissimo, male, vero? veramente Sì, male, no, ma veramente male. lo so bene, Tu tu hai il tuo anche. datore di lavoro. Chissà chi vince, eh? Chissà. Chissà. Un uomo entra in un supermercato. Buongiorno, Buongiorno. vorrei. Quello che c'è al Quello terzo lì. scaffale? No, non lo No, vendiamo no. noi. Lo stesso uomo va dal fruttivendolo. Buongiorno, vorrei. Buongiorno. Quello? Quello a destra? Sì. No, provi al supermercato. Come ti dicevo. È a due tempi. C'ho la spalla un po'. Tranquillo. Una rana che attraversa la strada. Perché? Perché è verde. Un leone passa correndo perché è giallo. Se no, non l'avrebbe attraversato. Un pettirosso fermo lì da anni. Ah, c'è un fiume. Sulla riva un uomo pesca, sull'altra un uomo banana. C'è un coglione che vuole entrare in camera. Aspetta, che non la trovo, la forchetta. L'ho posata. C'è una chitarra? L'ho forchetta. Perché io l'ho scordata. Sai che io ho suonato per anni al conservatorio e non mi hanno mai aperto. Questa vale, questa vale, questa vale. Questa vale, questa vale. Mamma mia, Highlander come Questa vale. spelling!